Ma scusa, tu non avevi tipo il morbo di Crohn? Certo, ecco il secondo video dei tre possibilmente del blog di Crohn. Dovevo fare questo video un po' prima, ma vabbè. Il peso che avevo prima di entrare definitivamente nella seconda fase, era di 70 kg. Allora, ci sono stati dei cambiamenti, ovviamente l'ha avuto una dieta nuova che in realtà non ricordo, devo vederla. Allora, in realtà vi dico effettivamente cosa posso introdurre, non vi dico esattamente cosa mangio perché è abbastanza un po' più vario. In generale posso introdurre finalmente i latticini delattosati, tipo latte, grana, parmigiano, che vabbè, grana e parmigiano già li mangiavo prima nella pasta, no? In realtà se io lo mangiassi con lattosio non è un problema perché comunque riesco a digerirne abbastanza poche quantità. Per esempio io una volta al giorno, ogni giorno, nello spuntino mattutino, c'ho uno yogurt che può essere con o senza lattosio, preferibilmente senza lattosio, lo mangio senza lattosio, tanto non cambia niente, però ce l'ho ogni giorno, per dire, un latticino ce lo mangio sempre. Poi per quanto riguarda le verdure, oltre alle carote e le patate bollite, mi hanno dato un sacco di altre cose tipo zucchine, zucca, bietole, cuore di radicchio, finocchi, fagiolini, spinaci, songino, pasta di verdure. Posso mangiare in realtà anche dei dolci, tra cui dolci alle carote oppure allo yogurt o torta di mele. Posso mangiare la pizza, però diciamo senza strutto, tipo casalingo. In realtà sì, posso mangiarla, l'ho mangiata recentemente. Buona, però dopo ci arriviamo. Devo completamente invece evitare gli insaccati, i legumi e la frutta. Io ho fatto questa visita il 2 gennaio. C'è una cosa molto divertente. Io ho passato Natale e Capodanno, come avevo detto nel precedente video, cioè con pastina e pollo e patate, ok? In realtà io potevo evitare di mangiare queste cose perché la dietista mi aveva inviato la dieta del tipo il 27, il 28, non mi ricordo perché l'avevo chiamata. Ma la dieta? E lei dice, ah sì, io te la faccio, ok? Me l'ha inviata sulla mail, però non la vedevo io. Io controllavo ogni giorno, vabbè, ovviamente. Però non c'era. Il fatto è che il 2, quando ci stavamo andando per fare la visita, ho ricontrollato però nella posta spam e là c'era. Quindi in realtà io potevo mangiarmi la pizza a Capodanno o altre cose in realtà. E vabbè, in realtà è stato meglio non vederla perché lei mi aveva messo sia gli insaccati, sia i legumi, sia la frutta. Cosa che la dottoressa mi ha tolto. È che io erroneamente, perché la dieta ancora non era stata fatta e mi ricordavo, diciamo, male cosa avevano detto, mi sono mangiato una banana il giorno in cui sono tornato a casa e mi ha fatto un po' male. Mettiamola così. Inoltre, il modulen è cambiato, la polvere che mangio, no? Perché da 18 misurini sono passati a 9, che comunque è un cambiamento abbastanza importante, perché dal 50% del fabbisogno giornaliero che assumevo tramite la polvere, adesso ne assumo il 25, quindi mangio molto di più. Quindi, buono così, abbiamo avuto anche un aggiornamento per quanto riguarda le medicine che devo prendere. La mesalazina, la grande mesalazina, da 3 sono passato a 2 adesso. In realtà, adesso per me recentemente, tipo 2 giorni fa, oggi è 22, sto registrando questo video. E poi tra il 10 febbraio in poi dovrò prenderne una al giorno di mesalazina. Buono, buono, sempre cose in meno. Però mi hanno detto di prendere un cortisone, penso per l'intestino, perché per agire sulla parte specifica dell'intestino. Buono così. Poi per quanto riguarda i vari esami, in realtà sì, ne ho fatti. Ho fatto quello del sangue generico che devo inviare ancora alla dottoressa. Uno già l'ho fatto, però glielo manderò insieme agli altri, che è la calprotectina fecale, dove da 1500 di ottobre sono passato a 400 come valore, su 50 massima, ma è sempre molto meno, sono tipo 1100 in meno, buonissimo, non mi lamento. Ora come ora mi sono pesato più o meno, sono in circa 72 kg. Ho preso di nuovo peso, 2 kg in più, sono tanti. Buono così, assolutamente. Ma adesso, mamma mia, mamma mia. Quando ho rimangiato alcune cose sono tipo asceso, è stato bellissimo. E tra queste cose c'è il formaggio fresco spalmabile. Sì, è stato un momento altissimo della mia vita. Non pensavo che potesse essere così buono del formaggio spalmabile. Ma poi, mamma mia, quando ho riprovato la salsa. La salsa è tipo il top cibo. Vabbè, ma non ha senso, la pasta con la salsa è troppo buona. Troppo buona. Cioè, sorridevo in continuazione. È stato bellissimo. La cosa più buona che abbiamo mangiato, penso. Poi l'altro giorno ho provato la pizza casereccia, diciamo, con un panetto preso dal panificio. Era buona, ma
non l'ho apprezzata così tanto come la salsa e ho il formaggio spalmabile, stavo per dire la marca, vabbè, anche se posso dire tanto alla fine, non cambia niente. Sì, cioè in realtà ho anche un'altra polvere che prendo diluibile in acqua, però sa di arancia che non lo so, dovrebbe essere un integratore per... Non lo so. Dovrebbe essere... Cioè lei me l'ha data la dottoressa tipo per... perché mi, gli ho detto che mi sentivo stanco perché camminando. Poi a un certo punto mi sento stanco, quindi basta così. Secondo vlog di Cron, in realtà nella playlist sono tre perché sono finito in ospedale, ma che poi... Mi sono rivisto sul video dell'ospedale, ma ero mega barbutone, cioè, ero mega barbutonissimo. Wow, sto meglio così, assolutamente. Quindi ci vediamo al prossimo vlog di Crohn's, oppure un video generico.